Sapendo e leggendo che Cuneo è una di quelle squadre candidate a confrontarci, a vedere a che punto eravamo anche noi. Quindi c'era curiosità, preoccupazione no, perché ho conosciuto in questi 27-28 giorni dei giocatori anche uomini, quindi importante era cominciare a vedere il livello di personalità che avevano i ragazzi più giovani, perché comunque è sempre importante sottolineare che si gioca con quattro ragazzi e siamo due delle squadre che abbiamo sino ad ora adoperato il portiere vecchio in porta e quindi c'era anche questa cosa, no? Di vedere questi giovani qui. Ci sono state cose positive, il primo quarto d'ora mi è piaciuto tantissimo, dove siamo riusciti a fare ammonire due loro giocatori e poi abbiamo avuto una grossa palla gol con Acquaro e poi non mi sono piaciuti gli ultimi 30 minuti, dove abbiamo fatto le cose confuse. Noi dobbiamo fare bene 5-6 cose, non 20, 5-6, sapendo che quelle 5-6 ci portano dei vantaggi in campo e quindi dobbiamo anche contro una squadra molto forte che vuole rimettere la partita sui suoi canali giusti sapere che abbiamo delle qualità in certi modi. Su alcune cose c'era un pochettino anche di mio, perché ho scelto di non far giocare Rondinelli, ho messo Genocchi in un ruolo che sino adesso ha sempre fatto Rondinelli, quindi un pochettino di magari di prima volta c'era, però poi invece secondo tempo ho visto un grande Acqui contro una squadra forte che ha questa batteria di giocatori molto forti di testa e che devi essere molto bravo a marcarli. Però direi che la prestazione della difesa di Teti, poi di tutti, perché il nostro gol penso che sia un gol da vetrina, perché speriamo che ho letto di un su redazione Idea Web, ho letto di un Jedi calando, speriamo che cali sempre così per tutto l'anno, e quindi io sono attento a leggere le cose e se cala così speriamo che continui così. Poi ripeto, c'è una partita di Coppa Italia, una partita che ci dà entusiasmo, ci dà convinzione nel lavoro che stiamo facendo, che dà convinzione ai nostri tifosi, un nostro modo di giocare che non è lanciare la palla lunga, perché non abbiamo né centimetri né altezza né forza fisica. Il Cuneo gli ultimi 20 minuti che si è lasciato andare solo a lanci lunghi mette dentro Solagna, Franz e compagnia bella e possono far male anche su dei colpi di testa, che sono stati poi gli unici pericoli che ci hanno creato. Quindi
niente, ci sono cose positive, cose che ci si deve lavorare, però ho visto un buon spirito, ho visto e abbiamo battuto una grande squadra. Ha fatto un bel gol, noi ci siamo fatti prendere tempo, però capisco perché nell'occasione c'era il nostro 95 con Giordani, sembra che il confronto sia un po' impari, anche se ha fatto non bene, benissimo secondo me l'Asia, però è chiaro che un giocatore esperto sa quando prendere il tempo e ci sta, però al di là di questo sono soddisfatto della prestazione della squadra, perché con un po' di con un po' più di determinazione probabilmente siamo riusciti anche a raddrizzarla. Ho visto creare buone occasioni, non sempre abbiamo accompagnato l'azione come mi sarei aspettato, ogni tanto l'area è un po' vuota, dobbiamo capire per quale motivo questo si verifica e ci lavoreremo per migliorare sicuramente. Alimentare con maggiore continuità il gioco e essere pronti per andare a concludere con più giocatori. In questo momento lo stiamo facendo poco, durante la settimana cerchiamo di lavorare invece per far sì che ci sia un certo numero, non stiamo facendo ancora completamente questo, non mi stupisce neanche tanto perché, ripeto, una squadra che è stata allestita praticamente un mese a questa parte, sono tutti giocatori che non hanno mai giocato assieme e il tempo, un po' di tempo ci va, però ripeto, se mi avessero detto che quando trovati dopo neanche un mese di ritiro facevamo una prestazione così, sarei rimasto decisamente soddisfatto.